Bene a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la Maullo Trasporti, signori, che poi non è proprio la Maullo Trasporti perché noi pigliamo solamente i camion e le merci le portiamo, quindi non abbiamo un cacchio noi, però prima o poi ci compreremo un camion, signori, per rifare tutto il percorso all'indietro. Signori, ritornano oggi il video su Euro Truck Simulator 2 con l'obiettivo di raggiungere il Nord Europa. Detto questo, prima di partire col video io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che sta dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Maullo941, soprattutto perché tramite le stories vi informo sulla programmazione dei video e delle live che facciamo sia su questa che sull'altra piattaforma, quella viola. Infatti vi ricordo di seguirmi anche su quella, mi trovate sempre come Maullo941. Detto questo, signori, non perdiamo tempo e scendiamo dove? E andiamo e vediamo che missioni ci abbiamo. Dove cazzo lo devo scendere? Signori, siamo sempre più a nord. L'ultima volta siamo arrivati a Bremen. Ora continuiamo a salire. Allora, le possibili missioni, se il computer riesce a caricare, sì, ce la facciamo. Sono ma siamo giù. No, si scende, non va bene. Abbiamo Duis, non va bene. Abbiamo Dortmund, non va bene. Abbiamo Klel, ok. E anche questo Klel. Allora abbiamo un Mercedes e uno Scania. Abbiamo bulloni e cavi di bobine. 3, 5, 3, 2. Niente, andiamo con lo Scania, signori. Andiamo con lo Scania, ci portiamo bulloni. Non dovremmo fare eccessivamente danni. Si spera. Ok, siamo sul nostro Saab, signori. Guardate quanti tastini. Sapessi a cosa servono tutti quanti questi tastini? Il camion è carino, lì c'è il nostro letto. Bello, là c'è la lucina, il portoggetti, il tettuccio apribile. Questo... ah, ce l'ha pure il vetro. Sapete che non l'avevo mai visto lo specchietto lì davanti per guardare il frontale del coso? Va bene, vediamo se il carico è montato. Il carico è montato, va bene. Accendiamo... addirittura, schermo digitale, signori. Porca miseria, gran camion che abbiamo beccato. Allora, noi dobbiamo andare in quella direzione. Usciamo subito dal parcheggio, non perdiamo tempo. Zii, mi apri il parcheggio? Dove cazzo lo si... no, ma guarda dove mi hanno messo l'uscita del... ma porca... mi fa fare già 8000 manovre, ancora non abbiamo nemmeno iniziato. Dai, così, fuori. Usciamo dal parcheggio. Dobbiamo andare tutto a sinistra. Salve, permesso. Sto invadendo la corsia, salve zio, scusami, mi fai passare, grazie. Ok, no, occhio al guardrail. Bello, così saliremo un poco sul marciapiede. Ma preferisco il marciapiede che il guardrail sul fianco. Ok, dai che è verde. Aspettate che alzo un po' il volume così sentite anche voi il camioncino che cammina. Ok, siamo partiti signori, semaforo verde. Questa volta non ne stiamo bruciando nessuno. E andiamo, pa, porco, ho sbagliato strada. Mamma, Yalan. Calma. Ce la posso fare, signori. Dovrebbe essere scattato il rosso in quella, dall'altro lato. Quindi io dovrei riuscire a poter fare questa manovra terribile. Che forse non riusciremo mai a fare. Dai, così, gira camioncino. Non ti prende il guardrail. Non abbiamo preso il guardrail. Abbiamo il rimorchio completamente girato su se stesso. Ma siamo riusciti a recuperare, signori. Si è messa pure a piovere. La giornata va sempre più di merda. Però ce la va bene. Abbiamo recuperato, signori. Abbiamo sbagliato strada e ci siamo messi in corsia giusta. Si è messa a piovere. Non so come cazzo la si accendono. Ah, così sono le luci. Questi sono gli abbaglianti. Doppi abbaglianti. Va bene. E ci prenderemo l'acqua del cielo, signori. Non ricordo come si attaccano i teggi cristalli. Qui dovevamo girare, mannaggia. Forse è meglio che mi ripasso come si guida più che come si accendono i tergi cristalli. Per accendere i tergi cristalli, signori, ci siamo presi un guardrail subito così, senza né se né ma, subito così, di faccia, deciso. Bello, proprio. Zio, ti devi levare. Bello che nell'ultimo video ho detto, ma che sono fatto bravo, non faccio neanche un incidente. Ci siamo presi, abbiamo sbagliato strada, un guardrail davanti e ora ci siamo presi una macchina davanti. Bello così. In tutto questo sta piovendo e non so come si accendono i tergi. Forse con la T. T no, con la P. Oh, con la P, meno male, ci siamo riusciti. Attaccali che piove forte. Oh, dove dobbiamo andare? Dritto. Va bene, signori. Se non succede la catastrofe, ci vediamo fra poco, signori. Pipu. Aggiornamento del viaggio. Signori, siamo entrati nella superstrada direzione Klel. Siamo nella corsia di destra. Dovremmo evitare di fare danni in questa corsia, almeno lo spero.
E nel modo di entrare in autostrada ci siamo presi un altro guardrail davanti, tanto è vero che potete vedere dal tablet che il camion è ancora più rosso rispetto a prima, però va bene, siamo a 200 km dalla nostra meta, spero non succeda altro perché vorrei portare quantomeno il camion sano a casa, dico quantomeno vorrei ricevere qualche soldo e potermi mettere qualche cosa da parte, qui facciamo un sorpasso tecnico-tattico, dai così, mamma che ci siamo passati vicini. Mamma, ho sentito il fiato di quello che respirava praticamente, però va bene, è andata bene, è andata bene. Siamo a 190 km, chilometro più, chilometro meno dalla nostra meta, signori. Ci vediamo. Mamma, il camion già fa strani rumori e questa cosa non mi piace per niente. Spero riesca ad arrivare a destinazione. Ci vediamo dopo, signori. Aggiornamento del viaggio. E qui è il comandante che vi parla e vi rassicura che tutto sta andando bene. Signori, a parte la partenza così molto, molto dura in cui ci siamo presi l'impossibile, potevamo fare tutto quello che potevamo combinare, l'abbiamo combinato praticamente. Adesso il viaggio sta procedendo in maniera abbastanza tranquilla. Guasta al motore, visto come mi. Signori, mi si è spento il camion mentre stavo sorpassando. Abbiamo un guasto al motore. Ma noi arriveremo alla nostra meta. Noi arriveremo alla nostra meta. Ci riusciremo, in qualche maniera o nell'altra. Stavo dicendo che a parte la pioggia, comunque, il viaggio sta procedendo bene. Stiamo facendo dei bei sorpassi, non stiamo ammazzando nessuno. L'importante è questo. Abbiamo distrutto mezzo camion che vive di vita propria. Abbiamo un Transformers sotto di noi che si accende e si spegne quando più lo gradisce. Però va bene, siamo a 120 km dalla nostra meta di destinazione. Vediamo di arrivarci, signori. Allora, signori, siamo a quasi 100 km. Ah, non è un'uscita. Io ho messo la freccia pensando che fosse un'uscita. No, è l'autostrada che va dritta così. Ok, frena, frena. Gradirei non prendermi altre macchine davanti. Leva la freccia. Ok, ho spento il camion, ma porca. Sto fatto che la freccia e l'accensione del camion sono uno vicino all'altro. Dico, ogni tanto mi sbaglio tasto e spengo il camion mentre siamo palesemente che camminiamo, però va bene. Ok, ci immettiamo nella nuova superstrada e possiamo entrare in autostrada. Sì, no, c'è una macchina lì, quindi stiamo attenti. Sta continuando a piovere. Ok, signori, allora mi sono abituato a dire questo ok, signori, come se non lo so. Dove andare dritto? Ok, mamma mia. Stavo per sbagliare completamente corsia. Va bene, ok. Vabbè, piccolo excursus. Signori, siamo a 39 km dalla nostra meta di destinazione, da Clien. Il paesaggio è sempre lo stesso, non è cambiato un cacchio in tutto il viaggio, sempre bello, e alberi verdi, autostrade alte e corsie, quattro corsie di autostrada. Bello, bello, ma un po' monotono. Dico, sarebbe bello vedere qualcosa di particolare e poi andarla a cercare su Google Maps per vedere se effettivamente è così o l'hanno riprodotto bene. Però dico, per ora c'è solamente erba, giardini, prati verdi, non che sia male, attenzione, non lo metto in dubbio, anzi, ce ne vorrebbero di distese di verde così disseminate qua e là. Vedo una città davanti a me, signori. Siamo a 21 km, vedo finalmente delle case che sono anche molto carine. Che case carine! Noi abbiamo il camion che non si è spento più durante il viaggio, per fortuna, e quindi non abbiamo rischiato di morire più. Dobbiamo uscire qui a destra per entrare a Clien, quindi mettiamo la freccia. Mettiamo la freccia, iniziamo a rallentare perché mi sa che la curva è secca. Ok, sì, infatti. Ah, c'è anche un semaforo. Mannaggia, fermati! Porca miseria. Riesco a fare due marce senza ammazzare nessuno? Danno. No, mi sa che ho ammazzato qualcuno. Sì, sì, ho ammazzato qualcuno, signori. Va bene, superfluo, va bene. Proprio questo viaggio è iniziato in modo sbagliato e sta finendo in modo sbagliato. In tutto questo abbiamo ancora i tergicristalli che funzionano nonostante abbia smesso di piovere, però va bene. Dico, quantomeno gli facciamo vedere che qualcosa funziona ancora nel camion quando glielo lasciamo là. Gli facciamo vedere che qualcosa ancora funziona. Allora, siamo vicini. Cosa c'è scritto lì? Zzz, un altro semaforo rosso. Ma che cazzarola, ma sono tutti semafori in questa zona di qua. Mannaggia, era tanto bella l'autostrada. Era tanto bella l'autostrada. Ci sono semafori ovunque qui. Zio, ti brucio in accelerazione. Non prova a fare il Fast and Furious con me che ti brucio in accelerazione. Dai così, dai scatta, mannaggia. Scatta, 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 scatta. Accelera, accelera. No, lo sapevo io, mi ha bruciato lui. Lo so, ma dai, pesa 8.000 tonnellate.
Dico, noi eravamo partiti. Questo mi è passato vicino, vicino, che a momenti la vacanza te la facevo fare io. Sui Monti con Annette te la facevo fare la vacanza. Va bene, stiamo calmi. Vedo la bandierina rossa. Vedo la bandierina rossa, vedo la bandierina rossa. Dai che ci arriviamo. Dai che ci arriviamo senza ulteriori danni. Cos'è quella cosa là? È lo stadio. Oh, Clearly inesplorata, perfetto. Clearly inesplorata. Ci sono semafori? No, c'è un semaforo là. Ok, avviciniamoci. Questo lo risuperiamo con sfregio. Con questo ora facciamo una mente Fast and Furious. Noi dobbiamo andare dritto e poi girare a sinistra. Ok, dai così, dai, accelera il camioncino. Mamma mia, mamma mia, neanche a spinta sarebbe riuscito ad andare più veloce. Dai così, dove dobbiamo girare noi? Questo incrocio lo superiamo. Ok, dobbiamo girare là, perfetto. Ci hanno già aperto il cancello, ci aspettano. Sanno già che facciamo danno, quindi già ci hanno aperto il cancello a prescindere. Frena un poco, zio. Ok, invio. Te la parcheggio lì. Continua. Ok, se non sbaglio è lì il parcheggio, quindi accelera. Bravo, così turnica tutto. Tu, bravissimo. Riusciamo a metterlo bene in posizione. Gira, 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 gira. Ok, no, mannaggia, ci siamo quasi riusciti. Fai un po' di retromarcia. Ok, perfetto. Ammaccati, scarichi il rimorchio, cala tutte cose, lascialo lì e scappiamo veloci, signori. Allora, sufficiente, va bene, sufficiente. Bonus parcheggio, 800 euro di danno, va bene. E siamo ancora a livello 4, novellina. Ci hanno dato 2600 euro. Va bene, signori, detto questo, il nostro viaggio verso il nord Europa continua. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale. Bella, raga, ciao.